Terzo punto sarebbe il numero 3, variazioni. Si tratta sostanzialmente di variazioni per l'applicazione dell'avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto appena approvato. L'avanzo di amministrazione ammonta a 24.446 euro e viene applicato per la somma complessiva di 21.816, in buona sostanza tutto l'avanzo vincolato viene utilizzato per 4.316 euro per impinguare l'intervento relativo ai lavori di asfaltatura strade, che così passa da 25.000 euro e diventa 29.316. 17.000 euro invece vengono utilizzati per una nuova opera, il rifacimento del marciapiede di via Marconi, per l'eliminazione della barriera architettonica e per il rifacimento della fognatura che scorre sotto un marciapiede, immagino. Ultima variazione, sempre in conto capitale, si riferisce al contributo di 53.000 euro concesso dalla Regione Lombardia per i distretti commerciali, quarto bando, non era previsto a bilancio e quindi abbiamo istituito i relativi risorse entrate, interventi in uscita per la liquidazione ai privati che sono beneficiari di questi contributi. Queste sono le sole variazioni che abbiamo portato a conto capitale. Il revisore dei conti ha rilasciato per me favorevole su queste variazioni. È un'opera cioè, che non avremmo mai voluto fare, ma siamo costretti a fare perché purtroppo la fognatura lì sta dando grossi problemi e ve ne accorgete venendo in comune tutti i giorni. Via Marconi, anche ieri ricevevo messaggi, è un cratere, mi dicono, e purtroppo gli utenti hanno ragione, sostanzialmente ha bisogno di essere ripresa, però per poter rifare il manto d'usura è necessario risistemare le reti tecnologiche sotto, perché la fognatura è veramente tutta schiacciata e addirittura in alcuni tratti interrotta a causa di uno sfondamento. Pertanto è inderogabile questa cosa. Allora, le 17.000 euro rifacciamo, contestualmente rifacciamo anche i marciapiedi. Sono prezzi tirati al lumicino, però. L'asfalto? Sì, è anche l'asfalto. Lasceremo se stare per qualche settimana, penso due. La sistemazione dei dossi. E la sistemazione dei dossi, sì, li allungheremo in modo che non siano così impattanti per la macchina quando vengono fatti. Se non vi sono osservazioni favorevoli.